cominciare il video dicendo rosico? Rosico, rosico. Non sono quel tipo di tifoso che deve per forza andare a screditare le altre squadre proprio per farsi il bello con i suoi tifosi, con i tifosi della sua squadra. Non sono quel tipo di tifoso che deve andare per forza a criticare gli acquisti delle altre squadre per farsi il bello con i tifosi della propria squadra. No, no, io rosico e comincio questo video dicendo rosico. Ma c'è anche una possibile risposta del nostro Milan. Una possibile risposta e una possibile notizia di quelle che veramente, ma veramente mi farebbero molto felice. Ma prima di cominciare il video, ragazzi, voglio che mi sfondate il tasto del like. Cioè, voglio proprio della violenza su quel tasto. Scaricate l'app di OneFootball per essere sempre aggiornati sul mondo del calcio in tempo reale. Ve la lascerò sotto in descrizione. È completamente gratuita. E venitemi a seguire sul sito Viola. Vi lascio sotto il link bloccato nel primo commento. Domani live reaction di Spal Milan. Veniamo da due vittorie consecutive. Non fermiamoci adesso, ma partiamo subito dalla notizia che mi fa rosicare. E ovviamente, ragazzi, qual è l'unica squadra al mondo che mi fa rosicare? Solo una. È solo una. Sono i nostri acerrimi nemici, l'altra parte di Milano, la neroazzurra. E l'Inter che si è andata a prendere, ragazzi, Hakimi. Ora io potrei stare qui a fare il milanista esaltato del tipo: "Ah, Kimi, che schifo, vergogna, sarà un altro bidone." No, no, rosico. Rosico in una maniera incredibile perché Hakimi è un giocatore che a me piace tantissimo. E ora, tifosi dell'Inter, non fraintendetemi, non fraintendetemi perché sono qui a farvi un complimentone per il vostro acquisto. Sono qui a dire che l'Inter in questo momento è molto in avanti rispetto al Milan, sia come rosa, sia come allenatore. È veramente a un altro livello adesso, però non vince nulla da tanti anni, quasi nemmeno lotta a vincere qualcosa da tanti anni, anche se quest'anno c'è ancora l'Europa League. Però io non mi capacito di come questi giocatori scelgano sempre l'Inter. E prima Eriksen, ricercato da mezzo mondo, va all'Inter. Ora, se sei un tifoso dell'Inter, sii obiettivo, no, non guardarla da tifoso, guardalo obiettivamente, io lo farei. Cioè, tra tante squadre, Eriksen sceglie proprio l'Inter. Sto Hakimi, ricercato dal Bayern Monaco, ricercato da quello, ricercato. No, voglio andare all'Inter. Ma perché? Ma cos'ha questo fascino l'Inter? Boh, non lo so. Comunque, rosico, rosico. Verrà pagato 40 milioni più 5 di bonus, più 5 di ingaggio. Quindi, veramente un'operazione incredibile. E credo che con il modulo di Conte si sposi veramente alla grande e sia veramente un bel giocatore. Quindi, ahimè, mi tocca fare i complimenti. Cerco di essere sportivo nel mio piccolo quando si tratta di Inter. Mi viene un po' più di fatica nel farlo, però bisogna essere anche intelligenti in questo. E complimenti Inter. Ma non pensate che questo video sia solo complimenti all'Inter, perché c'è una risposta del Milan. Ovviamente non è a livelli di Hakimi, ma il sogno più grande di un tifoso del Milan qual è? Un terzino destro, dopo aver preso Theo Hernandez, che ci fa dormire la notte più tranquilli. Io non so più cos'è meglio, se il condizionatore o Theo Hernandez. La notte riesco a dormire bene grazie a tutti e due. Ma a destra c'è un buco, c'è un vuoto. E vi dico soltanto una cosa, ma questa notizia non merita di stare così in un video con tante news. Meriterà un video a parte. Ma vi posso dire soltanto, e lo so già che lo sapete perché ieri mi sono arrivati più di 300 direct su Instagram. Ieri Davide Calabria era in sede col suo procuratore Lucci. Stanno parlando di una possibile cessione. È il primo di tanti incontri. Ci saranno anche altri incontri. E Daviduccio vuole capire se è importante in questo Milan. Quindi il Milan è alla ricerca di un terzino destro. Questo mi piace. Questo mi piace. Questo mi fa eccitare. Questo mi fa eccitare. È un terzino destro olandese di 24 anni del PSV Eindhoven, Dumfries, una bestia di 1,89 m per 80 kg di pura potenza, di pura esplosione fisica, di pura velocità, di pura tecnica. Questo mi piace un botto, un botto.
Perché Kalulu, ragazzi, non sarà mai un titolare mia. È un giovane che non ha mai esordito in prima squadra, quindi lo prendiamo, lo mettiamo lì, lo facciamo crescere e il Lione ancora si stanno mangiando le mani per l'averlo perso così. Ma questo Dumfries è il titolare, è il titolare, è nel giro anche della nazionale. Signori, andiamo a prenderlo. Signori, andiamo a prenderlo. Da una parte Theo, dall'altra Dumfries. Dumfries, non so se sarà questa la pronuncia, la imparerò se dovessimo prenderlo, ma Dumfries, 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 Dumfries. È veramente una bestia, ragazzi, è veramente una bestia, è velocissimo. È fisicamente un armadio. Tecnicamente si difende bene. Non è ai livelli di Theo, ma si difende bene. È un ottimo crossatore, ha un buon piede destro, ha un ottimo senso del gol, fa un sacco di gol la stagione. È un Theo a destra olandese. Che cosa chiediamo di più nella vita? Fateci felici, fateci felici. Già dobbiamo vedere gli altri acquistare giocatori internazionali. Fateci felici. Dumfries, 20 milioni di euro viene valutato. Se ci butti in mezzo da Son Rodriguez, che il PSV lo vorrebbe anche, lo abbassi anche magari a 15 milioni, 17 milioni, mettici qualche bonus. Mandatela a prendere, fateci contenti, fateci questo regalino. Che cos'è un Dumfries in confronto a un grandissimo Hakimi? Ma noi saremmo felici lo stesso, perché noi tifosi del Milan siamo umili. E a destra, quando si parla di terzini destri, è sempre un grande rischio. Voglio sapere voi cosa ne pensate di Dumfries. Se è un giocatore che lo conoscevate già. Sicuramente è un giocatore molto conosciuto, perché è un titolare nelle ultime due stagioni del PSV Eindhoven. Se ne parla in Olanda benissimo di lui, sarà il futuro della nazionale. Io spero che lo andiamo a prendere adesso, perché sennò poi io so già che se questo va a fare un altro anno buono con la Champions League e tutto quanto, poi iniziano tutte le altre squadre a interessarsi e noi ce la prendiamo in quel posto. In questo momento a 20 milioni di euro si può andare a prendere un ottimo terzino destro. Poi magari verrà, potrebbe far male anche al mio. Non è che ho la sfera di cristallo e dico questo se viene farà bene, però sarei stracontento e sarebbe un acquisto veramente incredibile, veramente incredibile. Passando alle altre news di giornata, si parla di Ibrahimovic, si parla di questo rinnovo, perché poi il Milan dovrà incontrare Mino Raiola per parlare del rinnovo di Ibra, e adesso ci arriviamo, del rinnovo di Gigio, del rinnovo del capitano Romagnoli. E Dumfries in Olanda praticamente è tutto di Mino Raiola, quindi si parlerà anche proprio grazie a Mino Raiola proprio di Dumfries, e potrebbe spingere tantissimo per portarlo al Milan. Mentre invece per quanto riguarda Ibra, è una news che già era uscita, già ve l'avevo lanciata un po' così, ma in questo momento sembrerebbe essere ancora più concreta, ed è quella che Ibra avrebbe chiesto 6 milioni di euro per restare al Milan. Già ve l'avevo accennata. È una news che non mi fa contentissimo, anche considerando che con il progetto Ragnik Ibra non starebbe al centro dell'attacco. Il Milan sta puntando tantissimo Jovic, è quello il nostro obiettivo. Quindi questa richiesta di 6 milioni di Ibra a 40 anni, anche un po' di acciacchi fisici. Io lo adoro Ibra, e mi è piaciuto tantissimo sta cosa del recupero lampo, che è già pronto a giocare, già voleva giocare contro la Roma. Sono contentissimo, è un giocatore che io ammiro tantissimo e credo serva tantissimo allo spogliatoio del Milan e possa aiutare tantissimo gli altri ragazzi. Però una richiesta di 6 milioni di euro in questo momento in cui il Milan non gioca la Champions da tanti anni mi sembra un po' eccessiva. Ora, fosse per me, io questi 6 milioni di euro glieli darei anche, ma tanto non sono soldi miei, quindi non decido io. Però potrei capire onestamente la società se decide di rinunciare a Ibra perché chiede tutti questi soldi a 40 anni. Mi sembra un po' complicato. Voglio sapere la vostra, sono molto curioso, perché Ibra è il giocatore in questo momento uno dei più amati, se non il più amato del Milan. Però anch'io, che sono un grandissimo estimatore di Ibra, sarei un po' indeciso su questa cosa qua. Mentre invece l'altra notizia positiva, ma era già deciso tutto questo, già ve ne avevo parlato in un altro video, Saelemaekers, dopo la grandissima prestazione contro la Roma, ormai è sulla bocca di tutti, da giocatore scarso, da giocatore che nessuno conosce, è diventato un giocatore utile solo perché ha giocato nel suo ruolo. Non è un terzino Saelemaekers, non è un terzino, è un esterno offensivo, ha sempre giocato da esterno offensivo, ha 21 anni, ha grandi margini di miglioramento. Ragnik già lo voleva portare con sé a Lipsia, e in questo momento ha già dato il benestare per Saelemaekers, che è stato pagato già 3 milioni e mezzo, perché ha un prestito oneroso, quindi tu già 3 milioni e mezzo già l'hai presi e l'hai dati.
Ora ne devi cacciare altri 3,5 per conservarlo per sempre. Figuriamoci se il Milan va a buttare 3 milioni e mezzo così in questo periodo. Ma già prima della partita contro il Lecce, contro la Roma, già era deciso che Sanemaker sarebbe stato riscattato da Ragnic, che io sono abbastanza contento. Ragazzi, per questo video è tutto, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Sempre forza Milan, mi raccomando, scaricate OneFootball, venitemi a seguire sul sito Viola. Bella!